Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nono episodio di Pokémon Insurgents Randomizer Nuzlocke. Ragazzi, nello scorso episodio è successo di tutto. Abbiamo tentato di catturare Dio fallendo miseramente, ma questi sono dettagli. Siamo giunti nella nuova città, abbiamo affrontato Nora e siamo rimasti qua con una missione da compiere, ossia fermare Damien e dirgli di non parlare riguardo a Mew e Celebi. Ragazzi, allora, innanzitutto, mentre andiamo in giro e vi faccio vedere le cose che ci sono in questa città e gli strumenti da prendere, che sono, raga, un dannato fottio, volevo dirvi che ho allenato un po' il team. Fidatevi, l'ho allenato, non ve lo faccio vedere, ma l'ho allenato. Oh, che bello, mi sono dimenticato di cambiare il velocizzatore, ma che novità, non l'avreste mai detto. Però ragazzi, ok, qua abbiamo ottenuto un uovo. Voi fidatevi, c'è un uovo nel box. Raga, io ho riscontrato un problema con l'allenamento dei Pokémon, cioè... Furfruip non fanno cagare. Cioè, raga, sono delle pippe indecenti, ve lo giuro. Sono scarsissimi, ho rischiato di perderli una cosa come 2-3 volte. E infatti sono sottolivellati rispetto agli altri Pokémon. C'è Magmortar, che è di un livello più alto senza motivo apparente, più che altro perché è forte. Questo è un Focus Blast, stavo dicendo, certo, proprio in faccia ce lo tira il Focus Blast. Un Focus Sash, se non sbaglio, questo qua mi dava un Destiny... No, Miracle Seed. E un'altra vecchietta laggiù ci darà un Destiny Nut, se non sbaglio, che dovrebbe essere... Destin comune? Dovresti essere tu? No, tu sei quella che vuole un ragazzo. Perfetto, ci sono io. Ok, era questa qui, perfetto. Ci dà un Destin comune. E di qua invece ci sarà la pensione Pokémon, che per il momento noi schifiamo bellamente. Ragazzi, detto ciò, vi invito a lasciare un bel mi piace per questa serie e a farmi aprire il menu, grazie vita. Ecco qua il team, questi sono i livelli, sono tutti al 32. Cioè sono 3 Pokémon al 32, 2 al 31 e 1 al 33. Prima di iniziare, ragazzi, mi sono dimenticato di comprare i rimedi e le Pokéball. Fatemi un applauso virtuale per piacere. Sto cercando un centro market che non esiste e non esiste nemmeno la parola centro market. Raga, sto impazzendo. Siamo a 2 minuti di registrazione e ho già sclerato. E non ho soldi. E non ho soldi. Ho 7 Great Ball. Ok, queste... Allora, ok, devo trovare un modo per sopravvivere, raga. Allora, datemi... Allora, ci sarà qualcosa che... Flame Charge. No, figa, non mi vendi le MN, bastardo. Tu e tu, ma... un magnete. Ecco, sì, lo sapevo che ti piacciono i magneti, figliolo. Allora, dammi delle super pozioni, raga. Sì, ma se vado con 2 super pozioni è finita. Se vado... Allora, a un certo punto del video taglio e vado a prendere delle altre pozioni dopo aver sconfitto gli allenatori. Ho 7 Mega Ball, spero che bastino, anche perché, ragazzi, prima di andare a poggiarlo nel culo a Damien, che suona molto male per la gioia di Trainer Tia, andiamo a fare una cattura qua con il nostro Lapras surfabile. Non so come tradurlo in italiano. Quindi vediamo se riusciamo a trovare un Pokémon in questa città. Poi, raga, ovviamente smetterò di fare delle catture in luoghi così banali, perché altrimenti non ce la si fa più, anche perché altrimenti qua... Aspettiamo un sacro signore. Ok, ce l'abbiamo fatta. Bello Kingdra. Ok, allora, qui non me lo shottare. Perfetto, non c'è dubbio, raga. Io devo bestemmiare pure Buddha. Cioè, no, veramente. Allora, 1, 2, 3 e niente da fare. Questo qua lo chiamo Sandra, visto che è femmina, come qualsiasi essere che ho catturato in questa serie. 2. Puoi entrare, per piacere. No, gentilmente, non vorrei sfondare la scrivania e far arrivare la mia mano in Mongolia. Se riesci... ti prego, non farmi sprecare tutte le Pokéball così, ti prego. Porco demonio incastrato. Oddio. Guarda che roba. 1, non deve sclerare. È da tutto il pomeriggio che registro sta serie, grazie Buddha. È tutto il pomeriggio che registro e un Kingdra mi deve far sclerare. Allora, raga, io ve lo dico. Allora, Sandra, vai nel box.
Io a sto giro perdo un Pokémon, perché sia Furfru che Hypno sono imbarazzanti, cioè vi giuro che non riuscivo, cioè ha rischiato di morire, a parte che ha rischiato di morire due o tre volte. E tra l'altro raga qua, se vi curate i Pokémon con un Pokémon morto, il Pokémon rimane morto, cioè il gioco è impostato, siccome l'ho impostato all'inizio come Nuzlocke, per lasciarvi il Pokémon morto, quindi non potete neanche dire ma Creepy ma ti muoiono in allenamento, no, no, ma magari mi morisse, chi cazzo sei? Chi sei? Ma io ti volevo parlare, non mi risulta. Sì, sì, sì. Ah, le basi Pokémon, ok. Sì, certamente. Tra l'altro mi sono appena reso conto che ho preso tre... Che ho... Come bisogna parlarmi? Ma... Io non ho i soldi, che cazzo faccio? Cioè mi scopo tua sorella, non ho soldi. Non ho soldi, uomo! Dove devo andare? Non c'ho soldi. Figa! Non ce li ho, fatene una ragione. Ma dove cazzo devo andare, raga? Scusatemi, eh. Ma davvero? Ah, ma vaffanculo. A sapere. Questa è una nuova zona. Dio cotto. Non era. Non era. No, dai, non era blasfema questa, raga. Non volevo. Tra l'altro, livello 25 di Obon. Suonava decisamente male, ma non era blasfemia. Allora, fermi, non lo so, penso sia un nuovo percorso, raga, a me volevo fare la cattura sull'erba. Uno, due, tre, preso Cottony, come cazzo lo chiamo un Cottony? Non so, è fatto di cotone, è maschio, potrei fare Black Humon, non posso fare Black Humon. Black Humon, che cazzo è Black Humon? Lo chiamo... Non lo so, come cazzo lo chiamo? Lo chiamo... Cottony... Cottoni, ottone, ottone, cotto, cotto, non ci sta, cotto rame, perché ottone rame, via, perfetto, vai nel box, non ti voglio più vedere nella mia inutile vita. Ma quindi devo proseguire da questa parte? No, perché se dovevo andare da quella parte lì, io i soldi non ce li ho, quindi non posso neanche ottenerli, perché anche vendessi tutti i miei strumenti, non volevo mettere in pausa, anche vendessi tutti i miei strumenti, raga, i soldi per arrivare lì, che no. Feraligatr, come si dovrebbe pronunciare, però la gente lo pronuncia Feraligator perché siamo tutti stronzi e lo sappiamo pure. Ok, inizia a flinciare come se non ci fosse un futuro. Bite, come potete vedere, raga, Queen sta già perdendo. Queen è praticamente morta. Ok. Ci servirà molto per boostarci tutto ciò. Allora, Licky Licky, perfetto. Come avete potuto vedere, raga, Queen ha già rischiato di morire dopo 3 secondi. Questo che ho mandato in campo un altro scemo che ha imparato Psybeam. E non penso che prima lo avesse. No, tua sorella! Dormi, dormi, perfetto. Dormi che ti stupro analmente. Grazie, se puoi gentilmente andare a quel paese. Oh, minchia, dormi, dormi, Licky Licky. Non pensare ai tuoi fichi. Mi ha appena usato garanzia, mi ha quasi aperto il culo. Grazie! Armin, vai tu, è il tuo momento, non usare inseguimento, sennò veramente ti faccio diventare un tormento. Questa rima qua che è di PG, levati. Twinidle, muori, perfetto. Ok, possiamo proseguire, raga, siamo a 7 minuti. Ho sbagliato praticamente tutto in questo episodio. Ho sbagliato strada, ho sbagliato persona a cui parlare. Sono un errore che cammina, raga, fatemi una ragione. Curiamo Hypno, raga. Qui tra l'altro devo gestirmi le pozioni. Non dovremmo essere troppo distanti dalla città, in effetti. Allora, sono veramente curioso di vedere che cosa mi sono perso nell'erba qua, visto che suppongo almeno. Fatemi vedere se magari ho fatto una stronzata. In realtà non era un nuovo percorso. No, sì, vaffanculo, era un nuovo percorso. Ok, perfetto. Stiamo andando sicuramente dalla parte giusta. Il punto è, Avrei dovuto fermare Damien. Ma Damien dov'è? Non penso che sia nel posto dove c'è Gesù Cristo da pagare. Cioè, nel senso che ci sono i 30 denari che manco Giuda. Ok, livello 32, non so sinceramente perché ho buttato giù quel Torkoal. Volevo solo vedere, ok, per sicuramente, guarda. Meglio di Cottony. Come volevasi dimostrare, raga, il nostro caro amico Hypno, nonché il nostro caro amico Queen, che poi sono amiche perché in sto team siamo pieni di fregna dalla testa ai piedi. Nulla, raga, cioè, non si può... Guardala, la vecchia. La vecchia che mi ferma, cosa vuoi? Non sono un piccione a cui dare da mangiare... Ah.
Sì. A parte il fatto che è fighissimo, però raga, ecco, un'altra cosa che volevo dirvi è che io penso, questa cosa qua è una delle peggiori cagate che abbia mai fatto, penso sinceramente di aver installato, senza accorgermene, la nuova versione di sto gioco. Perché ci sono dei Pokémon Delta che in teoria in questa versione non dovrebbero esserci. Quindi probabilmente, sbagliando a installare la roba, sono riuscito a installarla. Potete lasciare un commento in cui potete pigliarmi tranquillamente per il culo, perché una cosa del genere penso che non si sia mai vista su YouTube. Però sì, fatemi sapere, conoscitori di sto gioco, se certi Pokémon Delta che trovo dovrebbero essere nella versione finale, perché io, a quanto ne so, non dovrei incontrare certi Pokémon che invece sto incontrando. Attenzione, Surskit, la sua potenza è diventata leggenda anche alle Caracas. Muori, gentilmente, no, veramente, sei uno dei Pokémon più inutili. Haze, Purple Haze, chi sei? Jimi Hendrix. Se lo catturo lo chiamo Hendrix, ok, perfetto. Figo, cioè sta regione qua è piena di acqua. Cioè, veramente... 7.8 too much water IGN Gesù Cristo. Guardalo, ma non puoi farti crescere i capelli. Non puoi farti crescere i capelli. Non ce l'avevi quel bambino in testa. Da dove l'hai cagato? No, perdonami, cioè. Perché io alcune cose veramente non riesco a capirle. Allora, raga, Lily effettivamente ha un problema che voi mi avevate già preannunciato, ossia che impara poche mosse. Per il momento quindi è un Pokémon molto monotematico e che difficilmente può combattere molte battaglie. Soprattutto se ti usano Disable sull'unica mossa che puoi usare. Sì, così, e andiamo, Lich Seed. Oh Gesù, perché devo stallare. Però ragazzi, come potete vedere, ha anche imparato Quiver Dance. Io l'avevo preso soprattutto per questa mossa, raga, che è fantastica. È veramente una delle mosse migliori in assoluto. E nulla, conto in qualche MN futura, o MT insomma, per poter sfruttare questi boost che in questo momento mi sto dando solo per far passare turni. E ripensandoci, potevo utilizzare sintesi e farmi furbo, ma raga, sapete che io e la furbizia siamo tipo più... Io qua e la furbizia là. Ok, siamo diventati finalmente un Lapras. Buongiorno marinaio, mi parli, la prego. Per una volta che voglio affrontare qualcuno, che mi parli questo qualcuno. Espur, faint attack, a casa. Io godo, io devo godere. Devo proprio rilasciare liquidi sullo schermo. Perché altrimenti... Ok, raga, ad esempio, questo, vediamo se Delta non è Delta. Dovrebbe esserci un Koffing Delta in questo gioco. Il migliore del team. Il migliore del team. Dovevo perdere il migliore del team. Tua madre! Tua madre, mio marinaio! Potesti affondare col Titanic! Quanti soldi ho? Dai, figa! Non lui, che era il migliore che avevo. Vedete, io i Pokémon nelle Nuzlocke non li perdo per chissà cosa. Li perdo perché sono tutti stronzi! Sono tutti stronzi! E mo' per la palestra ne devo allenare un altro. Come faccio io a allenarne un altro? Allora, vediamo un po' chi c'è. Vai, dai, prima morte dopo 9 episodi. Doveva pur succedere. Bella merda. Allora, o prendo lui, che sarebbe quello più indicato. Però ora che lo alleno, raga, cazzo, arrivano le calende egizie, veramente. Tra l'altro non so cosa fare. Porca troia, eccolo, ok, fermi. No, raga, lui lo terrei sinceramente per il prossimo episodio, perché devo allenarmi assolutamente. Ok, questo qua è il pulmino infame, che mi permetterebbe di tornare indietro. Magari adesso lo utilizziamo anche per la prima volta. Direi, raga, di esplorare un attimo. Il culto di Darkrai, perfetto. No, direi di esplorare un attimino la città, perché questa morte qua, raga, mi impone di non andare avanti, sinceramente. Tu chi cazzo sei? Sei Lino? Sembravi Lino da dietro, madonna. Cosa? No, non ho capito, no, che cazzo vuoi? Eh? I've been developing a chemical... Ok. Ok. No, aspetta, ok. Questo qua, raga, mi farebbe, a quanto ho capito, mi scalerebbe un poche dollaro ogni passo che faccio, in modo tale da schiudere prima le uova. Non ho uno Sneasel. Quindi magari fuori parte lo faccio, così mi gestisco meglio i soldi. E vedo, raga, se l'uovo è abbastanza buono da poter entrare in squadra. Magari metterò qualche Pokémon alla pensione. Insomma, vediamo, raga, perché sta perdita qua mi ha scosso molto. Cosa mi dai? Clean Stag. Non so sinceramente cosa sia. Veramente, non ne ho idea. Ma...
Ah, aspetta. Ah, uno è spettro targa e l'altro è velo puro. Mi sono inculato da solo, raga. Mi ero confuso. Tra l'altro la team qua è... l'ho già sentita in sto gioco, ma non riesco a ricordare dove, sinceramente. Ok. Oh, io spero di non incontrare gente a caso in questa... ma vaffanculo, scavali. No, scusami, sei l'unico Pokémon decente che mi è rimasto. Allora, rientriamo qua dentro perché... cosa? Arrivo a farlo sì, mi è appena morto, però sì, diciamo che sono un fan dei tipi fuoco, non sono malaccio. Allora, saliamo le scale. C'è il Rocket. Basta, no, no, non ne spendo più i soldi per le uova, Dio buono. Non adesso almeno, non adesso. Allora, qui ci sono due tipi che trombano. Ma minchia, che scusa pessima per bloccare una strada, raga, veramente. Il tuo Pokémon preferito è Marowak. Mi fa davvero piacere. Che cosa sei? Ok. Allora, raga, quella zona lì delle cose. Oh, eccola qua, una cattura da fare. Quello è un repellente, quindi magari prima vado dal repellente. Questa casa qua io l'ho già vista, no? Xavier, che cazzo è? Che poi non è Xavier perché... oh sì, no, boh, non lo so. Non mi dilungo in pronunciazioni che potrebbero essere sbagliate. Non ho capito nulla e non mi interessa, sinceramente. C'hai un Volbeat in casa, vergognati. Eh? If you can show me a Vara... show me the 25 Pokémon cough. Non posso farlo però, mi spiace. Allora, ste case qua io non so se le ho già visitate. Ancora tu. Boh, raga, cioè io incontro Rocket in ogni casa, non ho paura. A sto giro, Luke, non ti sei vestito da gnomo però, Boh, raga, sinceramente io mi sentirei quasi di concludere l'episodio dopo la cattura, perché sinceramente andare avanti in questo momento mi terrorizza e preferisco prima mettermi un Pokémon in squadra, anche se probabilmente non farò in tempo ad allenarlo fino a un livello altissimo. Però mi serve assolutamente un altro membro proprio a livello per sicurezza, e devo anche allenare gli altri Pokémon a sto punto. Quindi non lo so, schiuderò anche l'uovo, vi farò sapere nel prossimo episodio chi ho scelto. Magari datemi anche qualche consiglio che non so mai quando registro a sto punto. No, no, aspetta che non ho Pokéball. Allora, prima andiamo a comprare un po' di Pokéball. E allora, dividiamoci un attimo tra Pokéball e pozioni. Allora, vediamo un po'. Direi 5 Great Ball e 4 pozioni per arrivare a 5, raga. Anche se 5 Great Ball sono poche per una cattura, ma devo stare attento ai soldi. Devo assolutamente stare attento ai soldi. E quindi nulla, facciamo sta dannata cattura, che sarebbe la terza dell'episodio. Magari viene fuori anche un Pokémon migliore, ora che ci serve assolutamente. E non la faccio con l'amo buono, con l'amo vecchio, perché altrimenti, raga, non catturo nessuno probabilmente. E soprattutto li trovo di livello basso. Per piacere, nel nome di Shiva, ti prego, fammi trovare sto Pokémon. Ma, cioè, si trovano, non si trovano, cosa devo fare? Andare dalla Sacra Sindaco? Boh, raga, io non lo so. Non riesco veramente a concepire certe cose di sto gioco, attendiamo di trovare i Pokémon. Cioè, veramente, non c'è una probabilità di trovare i selvatici che sfora i confini del concepibile. Ma forse non si trovano, raga. Forse non si trovano, è l'unica. Provo con l'amo, perché così non li trovo. Cioè, così è un dato di fatto che io non riesco a trovare i Pokémon. Potrei andare a prendere l'amo buono, ma non ho... no, not even a nibble, neanche una vecchia ciabatta. Dicevo, potevo andare a prendere l'amo buono, però siccome non ho chissà quali Pokémon nel mio team. Ma vaffanculo, tua madre. Not even a nibble. Dai, ci provo altre due volte. Poi evidentemente vuol dire che non si possono catturare Pokémon. Cioè, nel senso, non è che sto qui a... no, ok, non si possono catturare Pokémon, che bello. Per il prossimo episodio dovrò cercare di capire cosa fare, cioè come sopravvivere più che altro. Anche perché non ho soldi, quindi, raga, sarà un problema serio. Vabbè, ragazzi, io direi che l'episodio può concludersi qua. Mi scuso, però, sinceramente, voglio salvaguardare la serie. Tra l'altro, ragazzi, mi spiace che... cioè, nel senso, la serie sta avendo un pochino di rallentamenti, perché purtroppo sta uscendo in un periodo un po' così.
Però nulla, ci tengo a portarla alla faccia di chi mi dice che faccio le cose per visual. No, visto che la gente mi arriva a scrivere che faccio le cose per visual, quando è anche vero, ma in parte, non solo. E infatti non è che perché stanno uscendo le news di Ultrasole e Ultraluna io sto abbandonando questa serie, anzi, sto facendo sforzi in più per portarvi magari, quando esce Insurgence, un altro video verso le 3 riguardo Ultrasole e Ultraluna, in modo tale da poter compensare qualsiasi tipo di desiderio vostro, ecco. Visto che comunque per me essere un buono youtuber significa anche conciliare i propri voleri e quelli degli iscritti, e in generale di tutti gli iscritti che si ha. Fatta questa piccola parentesi, io direi che possiamo concludere il video. Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale, mi raccomando rispondete alla domanda del giorno, premete la campanella per rimanere sempre aggiornati sui feed e passate dai social per rimanere in contatto con me. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.